Ci troviamo in compagnia di Franca Vannini, portavoce della comunità Foce del Tevere all'Idroscalo di Ostia. Perché? Perché dopo 9 anni dallo sgombero effettuato dalla giunta Vizzani Alemanno, siamo ancora al punto di partenza. Sì, è vero, dopo 9 anni ci ritroviamo al punto di partenza, rivogliono sgomberarci ancora, quindi ci rimetteremo l'elmetto e la lotta, anche perché in 9 anni non abbiamo mai smesso di lottare per difendere il nostro diritto che è la casa. E la cosa che fa male è venire a sapere che stanno facendo, praticamente adesso sgombreranno il centro azzurro dove, via Mario Ruta, dove c'era il centro sportivo, e lo sgomberanno, quindi in settimana deve lasciare diciamo il responsabile di quello spazio, deve lasciarlo, perché lì verranno 3 palazzine per noi, per l'Idroscalo, per la gente dell'Idroscalo. Premetto che noi qui siamo circa 500 famiglie, quindi fate un po' conto voi quante persone ci stanno, dove ci metteranno non lo so. Sono 6 mesi che abbiamo chiesto un incontro con tutte le istituzioni competenti per poter risolvere o trovare una soluzione al nostro problema. E il problema è rimanere qui, essere riqualificati. E apposta per questo abbiamo chiesto questo percorso partecipato. Sono anni che mandiamo delle PEC e non abbiamo mai ricevuto risposte. Abbiamo chiesto un incontro con il Demanio e non abbiamo avuto risposte. Noi sono anni che chiediamo di sapere che fine ha fatto il nostro piano di zona, perché l'Idroscalo aveva un piano di zona. Sono anni che lo chiediamo e nessuna delle istituzioni è mai riuscita a darci questa risposta. Questa data che abbiamo chiesto noi è un tavolo partecipato con tutte le istituzioni per sapere che morte deve morire l'Idroscalo. Le nostre richieste, quando abbiamo chiesto l'incontro 6 mesi fa con Giuliana Di Pillo, con Alessandro Ieva, Paolo Ferrara, c'era cioè Germana Paoletti, era la scogliera, la manutenzione della scogliera, perché dal 2012 non è stata più fatta manutenzione, perché ci sono dei punti che si è veramente aperta. Dal 2012 non è mai stata fatta manutenzione, quindi ritrovarci il mare in casa è un attimo. E con le mareggiate la scogliera si sta aprendo, sta cercando, cioè, spazi, il mare sta cercando il suo spazio. Abbiamo chiesto la soluzione per via dello scalo dei Tombini, e adesso ci vuole un collaudo di riguardare il problema delle residenze. Abbiamo un censimento noi dal 2010, riprendere quel censimento e controllare, di fare un altro censimento perché qui le famiglie si stanno allargando. Abbiamo chiesto di controllare diciamo, le costruzioni abusive. Hanno costruito un muro a fiume, non si sa chi l'ha costruito, abbiamo chiesto di venire a verificare e sono venuti e hanno fatto i sopralluoghi, ma oggi niente. Quindi 6 mesi di prese in giro.